Perfetto, sono rimasta bloccata in macchina. Sono venuta qua a Thun per parcheggiare la macchina e partire per andare alla scoperta della chiesa di San Clemente, che parrebbe essere una delle più antiche di tutta la Valle Camonica. Però è iniziato a piovere inaspettatamente, perché un secondo fa c'era il cielo azzurro e nemmeno una nuvola, e così improvvisamente la pioggia ha iniziato a cadere. Quindi adesso sto aspettando che smetta di piovere per andare appunto a scoprire la chiesa di San Clemente. E poi, se riesco, mi allungo anche alla cava di marmo di Borom. Qua infatti estraevano il marmo bianco e c'è questa antica cava proprio sopra la chiesa, che è una delle ultime a essere stata utilizzata, e circa dagli anni 60 ha smesso poi di essere in funzione a causa di una frana. Quindi, se riesco, oggi saranno queste le due tappe, se smette di piovere ovviamente. Ma sono attaccata da un uccello. Me ne sto andando. Sono in due, mi stanno attaccando. Boh, non mi era mai successo. Una volta parcheggiata la macchina di fronte alla chiesetta, dove c'è anche la fontana, tornate indietro per la strada asfaltata e poi sulla sinistra dovreste trovare il bivio che vi dice per la chiesa di San Clemente, di qua, circa mezz'oretta di passeggiata. Uno dei motivi per cui ho deciso di venire a scoprire questo itinerario oggi è perché so non essere particolarmente lungo e impegnativo, e mi avete scritto chiedendomi se ci sono dei sentieri di questo tipo qui nei dintorni di Bezza. Quindi sono venuta qui, così vi faccio vedere questo posto. Sta ricominciando a piovere e questo non è un bene. Comunque sono praticamente arrivata, perché la chiesa è proprio qui di fronte a me. Come vedete, tutto intorno qui c'è una attrezzata molto molto bella, quindi se volete venire per passare un pomeriggio o una domenica, un pranzo, è veramente un'ottima area, secondo me, per passare una bella giornata in mezzo alla natura. Adesso vado a cercare un punto dove ripararmi e dove infilarmi il Q-way, perché ho paura che venga giù la pioggia forte. San Clemente si può imboccare tranquillamente il sentiero che in soli 40 minuti porta alla cava di Borom. Sentiero di qua, ma come vedete ci sono un po' di alberi caduti. Una volta passato questo pino, ok, una volta passato il pino, la strada è di nuovo abbastanza libera, più o meno. Vediamo, la traccia è abbastanza evidente, perché come vedete è anche un sentiero abbastanza largo, però va un po' sistemata. Io credo che sia tutto in fase di elaborazione, nel senso che credo che il comune di Bezza si stia attivando per pulire il sentiero, perché secondo me queste sono cose dovute alla neve di quest'inverno, che ha fatto cadere degli alberi, e ci sono appunto gli alberi che sbarrano la strada. Però nella parte di sotto ho visto che in realtà è abbastanza pulito, e comunque ci sono i rami tagliati a metà del sentiero, quindi io credo che debbano solo ancora arrivare a pulire questo punto. Comunque le cose wild mi piacciono sempre molto, e anche se ci sono un po' di alberi caduti da attraversare, mi diverto, anche perché il sentiero è completamente immerso nel bosco, quindi è veramente bello. Quindi finalmente sono giunta alla cava del Borom, quest'area attrezzata con tavolini, ma interessante dal punto di vista storico, perché racconta un pochino come estraevano il marmo, quali attrezzi utilizzavano per portarlo a valle, e addirittura ho letto che già in epoca romana veniva estratto il marmo qua da questa valle,
e veniva utilizzato per la costruzione di chiese, strade e quant'altro. Devo farmi i complimenti per il tempismo, perché ora che sto scendendo è uscito il sole. Dire che questo sentiero è adatto a tutti, no, perché il tratto che va da San Clemente alla Cava di Borromeo è abbastanza impegnativo. Oltre a non essere un sentiero particolarmente battuto, cioè la traccia è ben evidente, però ci sono appunto rami caduti, alberi, come avete visto non è proprio tenuto bene, ma credo che sia una cosa momentanea. Comunque sia un dislivello abbastanza alto, quindi vi consiglio, se siete una famiglia con dei bambini, di fermarvi semplicemente alla chiesetta di San Clemente e passare lì la giornata, perché è un'area veramente bellissima con un panorama pazzesco. I punti acqua non mancano, le sedie e le panchine per potervi sedere e rilassare non mancano, e potete tornare giù direttamente dalla stessa strada. In questo modo eviterete, diciamo, tutte quelle che possono essere le salite o le difficoltà del percorso. Io spero che vi sia piaciuto, vi lascio comunque la traccia di tutto l'anello che ho fatto oggi nella descrizione, vi lascio in descrizione anche il link della Proloco di Vezzadoglio e altri link che potete trovare utili se venite a fare una vacanzina o qualche giorno qui in Val Camonica. Ci vediamo prossimamente qui sul canale. Ciao!